Ciao a tutti da Mero Carbone, benvenuti in questa nuova lezione del metodo accompagnamento super facile per 2 e 4 bassi. Oggi vedremo insieme Giro Giro Tondo, questo brano che è semplicissimo. Perché ho scelto questo? Beh, perché spesso ci si trova insomma con bambini che cantano questo brano, quindi possiamo utilizzare, divertirci con loro, loro canteranno insomma il brano e noi lo accompagniamo con l'organetto. Può esserci di aiuto per questo, anche perché poi è semplicissimo. La prima parte la vediamo ora insieme, facile, facile, facile. Abbiamo, imparate, il primo rigo è facile, abbiamo in chiusura due volte il terzo con i bassi in Do, poi i bassi in Fa in apertura con 4, poi in chiusura il terzo, due bassi, il 2 in chiusura e ripetete solo questo, quindi è così. Vi metto in video ciò che dovete fare. Questo. Sì, ecco qua. Le prime due battute per una mezz'oretta, dai, così lo memorizzate bene bene. Bene, andiamo avanti. È semplice semplice, qua abbiamo un 3 in chiusura, un 4 in apertura con i bassi in Fa, un 3 in chiusura e un 2 in chiusura. Ecco qua, vi evidenzio i bassi sotto così vi aiuta un po' a stare un po' più attenti. Magari sono più chiare le inversioni che sono il primo rigo, il secondo rigo è il riposo, cioè non ci sono spostamenti dei bassi. Ecco qua, vedete? Ora andiamo di qua, questa seconda frase, che è questa, abbiamo il 3 in chiusura, vabbè, abbiamo imparato questo finora, bentornati, questo. Andiamo avanti, abbiamo un 3 in chiusura con due bassi. Poi i bassi in Fa col 4, i bassi tornano in Do, il 3 in chiusura e il 2 in chiusura. Dovete fare questo praticamente. Ripeto, il 3 in chiusura, 2 bassi, il 4 in apertura con i bassi in Fa, 2, 2, il 3 in chiusura, 2 bassi, il 2 in chiusura, 2 bassi. La frase è questa. Metto un segno sopra così è più chiaro. Ripetetela per una mezz'oretta questa frase, va bene? Fatto questo, collegate tutto il rigo, è facilissimo. Andiamo al secondo rigo che è anche ancora facile. Quindi abbiamo un 3, 2 bassi, 2 cerchiato 3, poi il 5, il 5. E questo praticamente abbiamo il 3 in chiusura al secondo rigo, 2 bassi, 2 cerchiato un basso. Il 3 un basso c'è cioè l'accordo in questo caso e questo. Il 5 in apertura, 2 bassi. Il 5 nuovamente in apertura, 2 bassi. Ripetiamo questo, quindi. Ripeto il 3 in chiusura, 2 bassi. Basso, accordo, 2 cerchiato solo il basso. Il 3 solo l'accordo. Il 5 in apertura, basso e accordo. Nuovamente il 5 basso accordo e questo. E questo metto in video questa frase, queste due battute e le ripetete per una mezz'oretta, va bene? Ecco qua. Bene, bentornati. Ora facciamo questa frase finale che è semplicissima. Abbiamo la solita scala che fate: 5, 4, 2 cerchiato, 3. Ogni nota un basso. Il 2 in chiusura, 2 bassi. E questo. Ancora questo lentamente, 5, poi 4, 2 cerchiato, il 3. Chiudiamo col 2, 2 bassi. Il 2 nuovamente, 2 bassi. E questo. Fatto questo, ecco qua. Ripetete tantissimo questa frase finale, e ecco qua, collegate, insomma, collegate questo rigo, va bene? Il brano è facilissimo. Quindi collegando tutto uscirà questo, bene. Memorizzate benissimo quindi questi due righi e poi andremo avanti con la partitura. Ci sarà l'accompagnamento che è questo. Ecco
volta la suoniamo noi, così. Chiaro? Quindi in questo caso ho fatto praticamente questa parte rossa riprendendo da capo, vedete? Ecco qua, semplicissimo, un brano facile, facile, facile. Di qua si riprende da capo, poi non si fa più il pezzo rosso e si fa questo finale. Unta, unta, ta, ta. Facilissimo, vediamo a posto della parte rossa farete questa, quello evidenziato in rosso, questa, Questo lo facciamo staccato il 4, quindi questo 1, questo diciamo è il finale. Invece di fare questo pezzo rosso fate questo, va bene? Che alla fine cambia, come notate, solo questo blocco finale, solo questo è uguale a questo, quindi nessun problema. Va bene? Il brano è facilissimo, divertitevi, va bene? Quindi come notate qua inizia la seconda parte di quello che già abbiamo visto, però vi farò, in effetti mi sono ricordato di far vedere la parte delle note che otterrete come avrete in sol, sono queste, quindi la prima parte è questa, la seconda parte è questa, quindi tutta, eccola qua, va bene? Bene, per oggi è tutto, quindi questo è il secondo brano, semplicissimo, divertitevi con qualcuno che canta insomma questo brano e sarà veramente insomma per tutti i bambini, che è un brano molto cantato, quindi dai piccolissimi ovviamente dedichiamo un brano anche a loro. Bene, per oggi è tutto, se vi è piaciuto questo video condividetelo e divertitevi insomma con anche i più piccoli. Bene, ciao a tutti da Mario Carbone, alla prossima lezione.